se la squadra oggi si è vista già meglio. Parti prima una domanda che esula completamente dal mio. Hanno giocato i due portieri di riserva. State pensando per caso a un ravvedimento in questo paese? Può essere una valutazione, è una valutazione che comunque si fa, ma onestamente nel momento in cui abbiamo preso Giordano lo abbiamo preso con la consapevolezza che potesse essere anche importante in qualche spezzone di campionato. Adesso non so se il mister sta pensando già a qualcosa per domenica, però era importante comunque vederlo all'opera, anche se poi il primo tempo non è stato praticamente mai impiegato, però è una valutazione da fare. Francesco, cosa deve avere il tavolo domenica per battere un arco? Serenità e non apprensione, perché è una di quelle partite che si possono anche vincere al 90esimo. Probabilmente con quello che è successo ci si aspetta una risposta immediata dalla squadra, no? Sarebbe bello vedere una squadra che entra in campo e cerca di attaccare dal primo minuto, però ci vuole equilibrio, perché poi sono le tipiche partite che vengono sbloccate anche da un calcio piazzato, anche da un'azione individuale, quindi non bisogna andare all'arrembaggio, perché non c'è bisogno di buttarsi tutti in attacco per cercare di vincere questa partita dopo 10 minuti. La partita dura 90 minuti, quindi ci vuole serenità. Non è semplice, ma si lavorerà su quello. Che significato ha questo passaggio del turno, questo successo e anche questa prestazione, diciamo, abbastanza buona in questa settimana? Può avere un significato? Lo ha sicuramente, anche perché devo essere sincero, ho visto 3-4 ragazzi che sono stati impiegati poco durante quest'anno, che hanno fatto una buonissima prestazione oggi, e non con sorpresa, però mi riferisco soprattutto a Bonanno, che può fare molto di più, però già il ragazzo, per esempio, non era contentissimo della sua prestazione adesso nello spogliatoio, eppure credo, come è piaciuto a me, sarà piaciuto, credo, anche a voi. Mi è piaciuto molto Fonsino. Mi è piaciuto molto quando è entrato Verdone, Lecce, e quindi oltre a Iboscio, che è come se fosse un nuovo acquisto per noi, lo abbiamo aspettato, quindi siamo contenti adesso di averlo al 100% della condizione. Quindi sono contento perché abbiamo qualche giocatore in più, e quindi il mister avrà la possibilità di fare una valutazione ancora più ampia su tutti i giocatori che ha, e potrà scegliere il meglio. Sentire le parole del mister della squadra avversaria, ecco, torniamo a bomba su quello che abbiamo detto ieri in conferenza. Sono parole che ti fanno piacere, ti fanno pensare che forse tutto il lavoro che stiamo facendo ha un significato e ha un certo valore. È chiaro, poi bisogna dimostrarlo. E oggi, onestamente, ripeto, credo che dopo quello che è successo in settimana, già una piccola risposta da parte di una parte del gruppo c'è stata. Secondo me la nota più importante di oggi, la facilità in cui è andato in gol, c'è. Ma non solo in fase di realizzazione, ma anche in quello che ha fatto. Ma oggi c'è da sottolineare un qualcosa di importante, che si tornava a giocare a tre davanti, ed è sicuramente lo schieramento offensivo che noi abbiamo più provato durante il ritiro, durante le prime 5-6 partite. Poi si è cambiato un po' con il trequartista, poi domenica scorsa con le due punte, quindi sicuramente c'è un'abitudine da parte del reparto offensivo un po' più si sentono più a loro agio, quindi voglio dire, è normale, si arriva con più facilità. Beh, anche lo stesso Nicola, poi ecco, se Nicola inizia con la vena realizzativa a essere un pochettino più costante, inizia a diventare il giocatore che noi abbiamo voluto fortemente, che finalmente forse potrà esprimersi al meglio. Aggancio a questo, poi mi sarebbe piaciuto vedere oggi, perché solo queste sue occasioni, Massidi insieme a Guri, così giusto un'alternativa portata, no? Tra l'altro poi Mauro è un mancino, Marsili è un destro. Quando si è fatta la valutazione sulla squadra, abbiamo preso noi in mezzo al campo 4 giocatori, 2 destri e 2 sinistri, quindi voglio dire, sarebbe un'opzione anche quella, così come lo è stato all'inizio dell'anno Marsili con Chiavazzo, può essere un'opzione anche quella. Sta a Mauro se meriterà di giocare, nulla esclude che potrà essere. Ha fatto una... Ha fatto... Aperto, no, completamente il battere, no.
Sicuramente Mauro è un giocatore di grandissima qualità, probabilmente lui non ha una fisicità importante da poter tenere per tanti minuti come oggi lo ha dimostrato, però è un giocatore che qualitativamente è un giocatore importante, ha un mancino di grande qualità e poi è uno che si esprime bene con il centrocampo a 2, ma forse ancora meglio con il centrocampo a 3, quindi ripeto, sono tutte valutazioni che il mister poi farà. Senti, invece è stato meglio scendere subito in campo, cioè in questo della gara, oppure una settimana intera a preparare la partita del Nardone? No, è stato per noi salutare. Già il fatto, il calcio è bello perché già da una domenica all'altra puoi far cambiare gli umori della gente. Meno male ancora di più questa settimana, che dopo 3 giorni probabilmente qualcuno inizierà alla partita di domenica con più tranquillità e con più serenità. Se oggi non ci fosse stato un risultato positivo avrebbero storto il muso tutti quanti, compreso noi. Invece c'è stata una prestazione importante, buona da parte anche di chi gioca meno. Ci sono stati 2 gol di Genchi, quello di Russo, non abbiamo subito un tiro in porta, quindi onestamente è stata una grandissima risposta, tenendo conto che è arrivata a 3 giorni da una bruttissima sconfitta. Un'ultima cosa sulla Coppa Italia, no? Questa competizione, abbiamo visto che oggi sono state schierate quelle che forse possono essere definite ingenerosamente le seconde linee, però sono quelle. Quanto ci tiene la società, lo staff tecnico a questa competizione? Tanto. Noi siamo il Taranto e non dobbiamo mollare nulla, anche perché abbiamo 23 giocatori che secondo noi sono giocatori importanti, a prescindere dagli under, dagli over, però sono giocatori che possono tranquillamente dire la loro in qualsiasi competizione. E poi noi non sappiamo quello che succede a maggio, se le regole cambieranno, se i ripescaggi ci saranno, se non possiamo mettere limiti alla provvidenza, quindi noi qualsiasi competizione la giocheremo al 100%, anzi ci teniamo. Chissà che magari si possa mettere in bacheca un trofeo, perché no? Noi non dobbiamo lasciare.